tirando per chiusura. L'azzurra e soprattutto umbra Diana Bacosi è d'argento nella gara di skit donne delle finali di Coppa del Mondo di tiro a volo, battuta solo dalla fuoriclasse statunitense Kimberly Road, vincitrice della Coppa anche l'anno scorso a Roma Valle Aniene. È stato un match tra le due grandi protagoniste di questa disciplina, quello che ha assegnato il trofeo di cristallo del 2017. Da una parte la Bacosi, campionessa olimpica l'anno scorso a Rio, dall'altra la Road, 6 medaglie in altrettante edizioni dei giochi nelle specialità dello skit e del double trap. Le due erano arrivate alla pari con il punteggio di 56 su 60 nella finale. Poi nello spareggio, interrotto da tre mucche al pascolo sul campo di finale, l'azzurra e l'americana hanno ingaggiato un duello lunghissimo, arrivando a sparare 22 piattelli. L'ultimo della Bacosi è volato via integro, costringendola alla piazza d'onore. Peccato per non aver conquistato la Coppa, ma posso dirmi comunque soddisfatta di come ho sparato, ha detto la Bacosi a fine gara. Confrontarsi con un talento puro come quello di Kimberly, dandole parecchio filo da torcere, non è cosa da tutti. Questo mi fa ben sperare per la prossima stagione. Ci sarà il Mondiale in Corea del Sud, che assegnerà le prime carte olimpiche per Tokyo. Quinta anche l'altra azzurra in gara a Nuova Delhi, la soldatessa Simona Scocchetti, originaria di Foligno, ma residente a Tarquinia.